Come si sono evolute le aspettative del cliente bancario nel contesto della crisi economica? Fondamentalmente c'è più paura, tanta più paura. Quello che è positivo per le banche è che non pretende che sia la banca a risolvergli tutte le paure o a risolvergli il problema alla radice, cioè mantenere i tassi di redditività dei suoi investimenti. Quello che è certo che chiede alle banche però stammi vicino, cioè quando io ho paura voglio qualcuno di presente a fianco a me, che magari non riesce a risolvere tutti i problemi, ma so che è qualcuno a cui posso rivolgermi. E in questo le banche fino adesso hanno sempre un po' mancato, no? La loro logica è: io ho un posto dove li ricevo, che è la filiale, e il cliente se vuole viene. I clienti cominciano a chiedere alla banca: vieni a me, non sono io che devo muovermi per primo, sei tu che devi muoverti per primo. E invece il fatto che il cliente è diventato molto più digitale, quindi è sempre raggiungibile, ma allo stesso tempo è dotato di tutti i dispositivi per raccogliere il maggior numero di informazioni, come lo ha cambiato e come ha cambiato il suo rapporto con la banca? Il problema, che secondo me non viene mai sufficientemente sottolineato, è che il cliente non è digitale o analogico. Il cliente ritiene che per alcune operazioni e per alcune attività si usino mezzi diretti, canali diretti, analogici. Per altre preferisce attività di tipo digitale. Ma è il principio che diceva Ford, no? Cioè il cliente chiede magari velocità e comodità, quindi devi offrirgli velocità e comodità. Se il digitale offre questo, è una soluzione. Se il digitale lo incasella, lo ingabbia in un sistema tecnologico dove lui fa fatica, penso per le piccole banche territoriali che hanno una clientela di età media oltre i 60 anni, potrebbe essere un problema, per cui il cliente cambia perché chiede comodità. Se tu gliela offri hai risolto il problema, se no gli hai creato ancor più orpelli, ancor più informazioni che lui non riesce più a gestire. Quindi che cosa devono tenere in considerazione principalmente le banche per rispondere a queste nuove esigenze del cliente? Come devono agire? Devono contattarlo. Devono essere loro a contattare. Ancora una volta ho sentito parlare di digitale nella forma di: il cliente mi chiama, il cliente apre l'home banking, il cliente forse dovrebbero trovare con canali digitali e con canali analogici soluzioni per andare a parlare col cliente. Ha un costo, perché fare caring su tutta la clientela, su gran parte della clientela ha un costo umano, ha un costo di riorganizzazione. Però questo è quello che in questo momento chiede il cliente, è quello che io, come dire, racconto, perché tocca alle banche tradurre in soluzioni. La gente chiedeva velocità, Ford ha inventato le automobili. Ecco, noi possiamo solo dire: ti chiedono velocità, poi state a inventare l'automobile o la soluzione concreta.